Massimo Signore, presentazione in grande stile, tanta gente, tanta voglia di fare. Hai lanciato la tua candidatura da Minturno, appoggiato da tre liste civiche, anche perché hanno spiegato che con noi donne confluirà con la lista con la lista qual era? La lista Lavori in Corso. Lavori in Corso. La tua corsa è iniziata qui? La mia corsa è iniziata qui, è iniziata una nuova avventura, molto meditata. Prima di fare questo passo ho fatto una grande riflessione, mi sono confrontato con le persone a me più vicine, mi sono confrontato col gruppo di persone che ho vicino dal punto di vista politico e abbiamo deciso di iniziare questa nuova avventura per cercare di dare una sterzata, un cambiamento serio alla nostra amministrazione comunale, al nostro territorio, che secondo me, a mio modesto parere, merita molto ma molto di più. Senti, tu hai parlato di dare ascolto alla gente per formare un programma, quindi hai parlato di macro aree e dare ascolto poi alla gente per fare un programma che sia più vicino alle esigenze dei cittadini. Allora, secondo me questo è uno dei problemi fondamentali del nostro territorio. A volte i programmi vengono calati un attimino dall'alto senza capire quelle che sono le reali esigenze del territorio. Io ritengo che le esigenze del territorio vadano valutate attraverso un confronto molto puntuale sulle varie zone del territorio e quindi sulle varie frazioni prima di tutto, perché le esigenze di una parte del territorio potrebbero non essere le stesse di altre parti del territorio, quindi a prescindere da quello che saranno i macro temi che andremo a trattare, comunque il segreto per me sarà quello di relazionarmi alle persone, di ascoltare le persone affinché in base alla loro localizzazione si riescano ad individuare quelli che sono gli aspetti, i problemi più sentiti da parte delle persone, alle quali cercheremo di dare risposte in tempi assolutamente stretti e brevi. Questo è uno dei grandi problemi: dare risposte, dare certezza, garantire attraverso un'amministrazione onesta, disinteressata e caratterizzata da buone professionalità e da buone capacità. Bisogna dare risposte, bisogna dare delle regole, assolutamente delle regole. Ultima domanda: per espressa tua decisione, il tuo schieramento sarà comunque civico, quindi nessun partito. Spiegaci perché. Allora, il segreto del nostro schieramento, la caratterizzazione del nostro schieramento è assolutamente civica. Il nostro schieramento è aperto a nuove aggregazioni, assolutamente sì. Il problema è che le aggregazioni andranno effettuate sulla base del nostro progetto e delle nostre idee. Chiunque vorrà e sosterrà e condividerà le nostre idee, previa valutazione della squadra e della mia coalizione, valuteremo se aggregare, chi aggregare e come aggregare. Ma alla base di tutto ci deve essere l'idea, il progetto che noi stiamo sostenendo e che abbiamo intenzione di portare avanti e non altre caratteristiche o altre logiche che attualmente non ci appartengono e che non ci apparterranno. Chiudiamo con alcuni candidati che sono stati appunto detti pubblicamente: Fabio Saltarelli, Filippo Corrente, Massimo Ferrara, eccetera, quindi tutte persone che comunque non sono nuove alla politica. La tua squadra, comunque ci saranno anche persone nuove oppure conti sull'esperienza? Allora, la mia squadra, e questo è il segreto secondo me, ha diverse componenti: la capacità amministrativa e l'esperienza amministrativa era necessaria, quindi ho avuto tante richieste, diverse richieste di aggregazione, di candidature anche di persone facenti parte dell'ex amministrazione di Graziano, ma non le abbiamo ritenute condivisibili. Abbiamo scelto le persone che a nostro modo di vedere le cose, valutando e contemperando il progetto, ci daranno un contributo essenziale. Sicuramente la mia squadra si caratterizzerà, e vedrete la media età di tutta la coalizione, che fondamentalmente è bassa, delle presenze di molti giovani, di professionalità, di capacità tecniche, di capacità giuridiche, di capacità amministrative. Questo è il segreto per cercare di dare delle risposte a stretto giro nei